Saliamo in macchina con la nostra splendida Jeep Renegade che ci viene offerta, ci viene prestata da Nuova Serie Cauto, che ringraziamo. Venere, Venere Sarra, Venere Sarra. Venere, io faccio un breve cappello iniziale su quello che sei, che rappresenti. Allora, Venere Sarra intanto è una mamma, è una moglie. No, sei nonna? Sì, Anche nonna, e due nipotini anche meravigliosi. di due nipotini meravigliosi, quindi insospettabile. Voi penserete di incontrare Venere Sarra a spasso col nipotino, i nipotini anche probabilmente, in cucina a fare la massaia anche probabilmente, oppure con il marito Renato, Renato, vero? sì. Sì, ma Venere Sarra è, pensate un po', la campionessa italiana di maratona della categoria, possiamo dirla, sì? F70. Sì, come no. Sì. Cioè, allora, Venere Sarra è una campionessa di maratona, però insospettabile per certi versi, perché Venere, tu hai cominciato a correre pochissimi anni fa e ti sei scoperta fenomeno in poco tempo, senza saperlo. Avevi una passioncella per la corsa, ma non immaginavi No, questo. mai. Cioè, com'è andata? Perché tu hai lavorato fino a una certa età, poi sei andata in pensione e è scoppiata la passione. Sì, ho cominciato dalla camminata dietro a mia figlia Amalia che dice mamma dai andiamo, e poi mia figlia si è incontrata con un'amica, dice io mi segno la squadra, la Run e Pescara, dice mamma segnate pure tu, ho detto io ma no, ma che sono matta, no, 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 e lei dai mamma proviamo, proviamo, però io in poche parole ho continuato, lei quest'anno non si è riscritto, motivo il bambino, il lavoro, però io ne ho fatto 16 di maratona, ma lei una sola, e mi dice sempre mamma ma come fai, Ma come come, no, ma fai? come fai? Te lo chiedo anch'io, ma soprattutto io ti chiedo di raccontare una storia che lo chiediamo un po' a tutti quanti i nostri ospiti che salgono sulla nostra vettura di ordinanza, in questo caso la Jeep Renegade di Nuova Serie Cauto. Cioè, perché questa passione non è scoppiata prima? Tu hai una storia che è fatta di vita, di lavoro, con tante curiosità, tanti aneddoti, che non so se ti va di raccontare. Però, insomma, la storia ce l'hai alle spalle. Sì, con tanti sacrifici ho lavorato una vita, però questo presentimento, questa voglia di correre l'ho sempre sentita sin da bambina, però purtroppo motivi non ho potuto farla. Poi una volta andata in pensione ho detto ci provo, però non me lo credevo nemmeno io che arrivavo a questo punto, ringraziando Dio, e poi sto bene, cioè lo faccio con. Ma corri forte, Sì. io sono testimone di questo. Tu non corri, tu corri forte. Sì, faccio con mio fratello, dice io sto ancora, devo competere, però faccio il mio meglio, ma non che mi devo ammazzare, corro perché sto bene, incontro con gli amici, cioè, mi fa sentire giovane, Sei bene, di giovane. tutto, queste cose. Hai lavorato in fabbrica Ho lavorato in fabbrica, e sì, anche all'estero. all'estero, in Germania, a Stoccarda. Era un altro modo di vivere, era un'altra vita, eh? Sì, sono molto, come si dice, severi, però diritto e dovere in Germania, però stava bene, una volta imparata la lingua Hai stava bene imparato il pure, tedesco, no? sì, Quindi però hai. adesso l'ho dimenticata solo qualche parola, Ma però. all'epoca gli italiani all'estero come erano trattati? All'epoca, adesso tu sei ancora, per carità, sei assolutamente giovanissima come modo anche di esporti, ma parliamo di 40 anni fa, 50 anni fa, di quanto Sì, tempo? questo qua a Montesilvano è 43 anni, già, stiamo Okay. Come erano tornati trattati gli italiani da. all'estero? Oddio, ci sono certe famiglie che riconoscevano ancora la guerra e tutte queste cose, però ci dicevano ausilenta, ausilenta, non è che ci trattavano, però mio marito dove lavoravo, la titolare gli ha fatto da mamma perché poi mio marito è andato abbastanza. Era piccolo, 16 anni, solo 16 anni quando è andato in Germania. Insomma, gli voleva bene da titolare a lui e tutta la famiglia, perché ci stava il padre, tutti quanti, i fratelli, e Tu sei inseparabile da tuo marito. poi. Sì,
Sì, è messo, sono eh. inseparabili. Dove, per esempio, noi abbiamo fatto un corso di preghiera. Se io andavo da sola, come quando la preghiera non Non andava, riusciva bene. no, cioè sempre, sono 51 anni, sempre Ti segue? No, perché Renato, noi personalmente lo vediamo sempre alle gare podistiche con te. Lui non corre, passeggia, insieme, insieme, insieme. Sì. però soprattutto è il tuo angelo custode. Lui c'è sempre, Sempre. anche riservato, discreto, non esagera mai, no? Che cos'è che ti fa stare così tranquilla con lui? Ma tutto, noi ci abbiamo sempre condiviso tutto, ci abbiamo tutto, per me, cioè, avendo, non lo so, venuta da una famiglia, la storia di mio padre, cioè, conosciuto lui, ci abbiamo fatto stare, cioè, abbiamo stato sempre bene insieme, sì, noi eravamo abbastanza piccoli quando ci siamo sposati, però ci abbiamo condiviso sempre tutto, il bene e il male, Non ti chiedo se Renato è stato l'unico uomo della tua vita, non lo voglio sapere, non lo voglio sapere, però, sì, però hai detto di sì, hai detto di sì, hai detto di sì. Ecco, e poi a un certo punto, superate tante difficoltà, la vita, semplicemente la vita, né più né meno, insomma, è arrivata la corsa. Ti alleni, cioè non è che vai a correre, tu ti devi allenare con un certo criterio. Hai scelto l'allenatore migliore per quello che ci riguarda, Mario De Benedictis, e sì. quindi salutiamo Mario che è Ciao un Mario, grande sì. amico. Hai scelto un allenatore, hai detto: senti, io voglio fare la corsa perché mi sento portato a questo, lo fai con una certa filosofia, ma come ti alleni? Mi alleno con tanti sacrifici perché non è che diceva vai a correre, io prima che mi vado ad allenare, insomma la casa, i nipotini, cioè tutte queste cose lo devo fare lo stesso, insomma la cucina, io pure quando vado a fare le gare, faccio un esempio ieri, la gara di controguerra, Ah, tra io l'altro, tra poco, alla fine della nostra intervista, vedremo proprio lo speciale sulla gara di infatti controguerra, la corsa di San Martino, con tutti i suoi segreti. Poi vi spiego perché parliamo dei segreti di controguerra. infatti io ho preparato tutto, la cucina, tutto, diciamo, non è che Come le donne di una volta. sì, tutto, mi ho fatto i ravioli per ieri, faccio tutto, non è che diciamo c'è un aiuto, se mia figlia sta a casa, mio figlio pure sta là, però io per i miei nipotini e pure i figli lo faccio col cuore, con tanti, come si dice, con tanti sacrifici, però con tanto amore perché lo faccio proprio col cuore tutto. Quante volte ti alleni? Come ti alleni anche? Mi alleno, diciamo, Mario sempre mi fa pure delle ripetute, diciamo, quando mi dà, dove dipende le gare che ho, per esempio oggi, per esempio stamattina ho fatto solo 40 minuti di faticamento, Solo cioè, 40 minuti. sì. Anch'io ho fatto 40 minuti stamattina, però ti dico, ho fatto tanto 40 minuti, invece tu hai detto solo 40 minuti. solo Vabbè, 40, comunque, discarico dopo la gara, discarico, sì. Però sì. diciamo, ti alleni spesso durante la settimana, lo fai con giudizio, Con ti giudizio, piace sì. fare anche altro, le camminate sulla spiaggia, ti Sì, piace infatti l'acqua. quando non c'ho l'allenamento io la mia camminata lo devo fare lo stesso, specialmente d'estate cammino molto in mezzo all'acqua, lo devo fare lo stesso, pure se c'ho riposo però vado a camminare, devo andare Io ho detto prima, insomma, tu prepari tutto, no? Come le donne di una volta. Sono cambiati i tempi, secondo te? sì, Cioè, tu lo vedi tanto. adesso, no, non facciamo il paragone con tua figlia, ma in generale, no? Con le trentenni o con le quarantenni adesso c'è differenza, non solo generazionale, ma anche comportamentale. Secondo me sì, però può darsi pure che mi sbaglio, però secondo me sì, è cambiato tanto, In che cosa in sì. particolare? Cambiato perché secondo me non c'hanno più, come si dice, la pazienza di niente. Non c'hanno la pazienza di niente. Però non lo so se il modo di fare, se prima non c'era niente, una cosa si apprezzava di più, adesso c'è tutto, però secondo me non c'è niente. Secondo me non c'è niente, Cioè, che ti forse riferisci? I valori, parli i dei valori. valori particolarmente, pure se Cioè, ti famiglia, attaccamento a. di tutto e di più, per esempio magari quando eri una bambina, un vestitino, magari mia mamma dice
sapevo tenermi, invece adesso uno, due, tre non si accontentano di niente, è uno spreco secondo me, però finché c'è, quando perlomeno. Ai tuoi nipotini che dici? I miei nipotini, orgogliose della nonna che corre, prende il Sì? bambino Ma ti di... vengono a vedere? Qualche volta sì, quando capita sì, però prima Alessandro, il bambino più grande, veniva, ho fatto pure qualche corsetta prima, quando correva pure mia figlia, però adesso ultimamente non è venuto più. Allora, tu hai superato i 70 anni, no? 71, ne hai 71, 71. 71. Ma allora, sei una donna di un'altra epoca, l'abbiamo detto Un'epoca. prima, ma tu sei anche molto social, tu sei più social di noi. Sei social, il tuo profilo Venere Sarraf è cliccatissimo da tutti gli appassionati di podismo che vogliono sapere le tue Sì, ultime gesta. Cioè, sì. comunque ti aggiorni, Mi no? aggiorna, Ti sì, piace? mi piace. Cioè, sinceramente, ho 71 anni, però faccio con mia mamma, ce n'avevo 96, però si sentiva sempre giovane. Se gli dicevo qualcuno, dice mamma è morta quella. Ma tanto era vecchio, Tu invece era vecchio più lei, capito? quanti te ne senti? Ma Oggettivamente, quanti te ne senti? cioè, io veramente se, i miei 71 anni non me lo sento per niente, proprio per niente. Grazie a Dio che sto bene, può darsi pure questo, che sto bene. Pure quando se mi vado a comprare una cosa, qualcosa, a me mi piace sempre le cose giovanili, no? Sì. Le tue coetanee quando vai a correre, che ti dicono? Cioè, al di là della facciata, no? Tu senti, avverti un po' Dice anche di sana invidia, no? Ma non per altro, sì, che vogliono sapere tutti quanti perché tu mi vai troppo più forte delle altre. che mi dicono tutti quanti, dice, ma io vorrei arrivare a 70 anni come te, bene come stai tu. E dici che cosa mangi? Ma io mangio un po' di Mangi, tutto, dai. non è che mangio che ho la dieta particolare oppure non mangio quello, no, io mangio un po' di tutto. Ti fai il bicchieruccio di vino ogni tanto? No, quando mangio mezzo bicchiere di vino lo fa mio marito, lo facciamo noi, cioè, capito? Non mentre mangio, vino rosso o bianco, quello che è, boccino. Quindi il tuo vizio, ce l'hai un vizio, qual è? La corsa, no? Un vizio che È la corsa, sì, e poi a noi ci piace pure molto tanto hai. Ah, ballare, vedi che capito? allora, eh? Sì, sempre, però adesso con la corsa andiamo solo a urlare qualche volta, però ci andiamo quando possiamo. Allora, noi siamo praticamente arrivati qui a Nova Sericauto, ti ringraziamo per la disponibilità, salutiamo anche gli amici che ci stanno facendo strada in questo momento, andiamo a controguerra, tu la corsa di San Martino la conosci benissimo, la corsa di San Martino di controguerra, noi oggi l'abbiamo voluta impostare così, con i segreti della corsa di controguerra. E abbiamo chiesto i segreti e anche le ricette di gioventù, no? Per certi versi, ad atleti che abbiamo intervistato lì sul posto, atleti importanti che sono un po' avanti con gli anni e quindi il titolo della corsa di San Martino di Controguerra quest'anno per noi di La TV Lab è I segreti di Controguerra. Ci fermiamo, qui abbiamo il maxi schermo per guardare tutto, grazie Venere Sarra, ti Prego. seguiremo e quando ti rivedrai dirai... Ma che ho fatto anche l'intervista in macchina con Paolo Sinibaldi? Sì, hai fatto anche questo. Ciao Venere. Ciao.